Benvenuti amici, bentornati. Continuiamo la nostra serie sui componenti del PC nelle spiegazioni più basilari. L'argomento di questo video è il case. Il case, anche chiamato cabinet, ha la funzione basilare di ospitare, tenere in ordine i vari componenti del PC, ma in realtà ha anche una funzione molto più importante, cioè quella di tenere tutti i vari componenti belli freschi. In verità non è il case stesso che si occupa di raffreddare i componenti, per farlo ci si occupano i dissipatori, le ventole. Tuttavia il case ha il compito importante di gestire in maniera corretta i flussi d'aria, quindi mantenere una temperatura generale interna bassa, il più bassa possibile, di modo che anche il dissipatore e le ventole riescano a fare un buon lavoro e mantenere la temperatura dei componenti, che come sappiamo quando funzionano si scaldano, a temperature ottimali per il corretto funzionamento. Se metteste tutti i componenti di un PC sparpagliati sulla scrivania e collegati tra di loro, in realtà funzionerebbero ugualmente, però avreste sicuramente diversi problemi per quanto riguarda le temperature. Per questo un case è pensato per posizionare la scheda madre in un certo modo, gli hard disk in un altro, le schede grafiche in un altro ancora e di conseguenza anche le ventole, di modo che si crei un flusso d'aria coerente che permetta di portare, allontanare tutto il calore generato dai vari componenti. Un case può avere differenti dimensioni, da molto piccolo a molto grande. La diversa dimensione del case influisce sulla quantità di componenti che volete installare, ma anche sulla dimensione, quindi la compatibilità di questi componenti e ovviamente anche sul potenziale di raffreddamento. Il materiale più utilizzato per creare i case è l'acciaio con alcuni inserti in plastica, ma esistono case anche in materiali più pregiati che anche a livello termico, come conducibilità termica, sono migliori, come per esempio l'alluminio, e ci sono anche alcuni esempi in rame. Tuttavia la differenza che un case può fare, il materiale utilizzato per la costruzione di un case può fare nel raffreddamento stesso del case è veramente minimo, l'impatto è proprio di qualche frazione di grado. Molto più importante è il modo in cui si installano i componenti. Oggi la maggior parte dei case sono di tipo tower, con differenti dimensioni che prendono nomi differenti, middle tower, mini tower e via discorrendo. Mentre ci sono anche dei case chiamati desktop. La differenza sta principalmente nel modo in cui si sviluppano. Tutti quelli della famiglia tower si sviluppano in verticale, mentre quelli desktop, che andavano molti anni fa, si sviluppano in orizzontale. I case hanno differenti prezzi e bisognerebbe sempre tenere in considerazione quando si sceglie un case prima di tutto la compatibilità dei componenti che vorremmo inserire, dopodiché le potenzialità di raffreddamento, quindi la quantità di ventole che si possono installare alla loro posizione, e poi le porte di input-output, cioè la possibilità di andare a collegare su un porto USB o porte audio facilmente, velocemente, anche in maniera comoda le periferiche esterne. Una volta che sono rispettati questi, che sono requisiti minimi, poi tutto quello che è in più, finestre laterali, particolari decorazioni, sono delle cose in più che bisogna valutare nel dettaglio se vale la pena o no investire di più come soldi in queste cose. Bene ragazzi, per quanto riguarda la spiegazione di cos'è il case in maniera molto basilare, io mi fermo qua. Vi ricordo che ci sono anche tutti gli altri video dedicati agli altri componenti del PC. Mi raccomando, lasciate un mi piace a questo video, condividetelo, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, c'è anche Facebook e Twitter qui in descrizione. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito, vi do appuntamento negli altri video. Ciao!